Vorrei chiedere al sindaco De Magistris diciamo il perché di questo quasi paradosso a livello diciamo, del controllo urbano, in quanto molte zone di Napoli vengono diciamo, trascurate, tra virgolette, e ad esempio si vedono cose come parcheggiatori che diciamo, agiscono liberamente, senza proprio nessun controllo di nessun genere. Questo che pone Ferdinando è un tema noto da tempo, la lotta ai parcheggiatori abusivi e invadenti deve essere fatta da tutte le forze dell'ordine, c'è un atteggiamento certe volte di tolleranza di troppo da questo punto di vista, quindi bisogna far di più. I dati statistici che noi pubblichiamo dei controlli e delle sanzioni della Polizia Municipale sono significativi, ma non è solo quella la strada, bisogna provare, secondo me, a monitorare meglio le aree con strisce blu e parcheggi, affidarle a Napoli Park e potenziare il numero di ausiliari che magari insieme alla Polizia Municipale esercitano un controllo del territorio. Poi c'è bisogno dell'ausilio delle altre forze dell'ordine, non considerare un fatto folcloristico di costume il controllo del territorio, penso soprattutto a una presenza massiccia che viene esercitata nelle vicinanze dello stadio, degli ospedali, dei cimiteri, soprattutto in alcune zone. È particolarmente insopportabile la pressione che viene esercitata sui nostri concittadini o anche sui turisti che vengono nella nostra città. Insomma, Napoli si deve caratterizzare sempre di più come città della legalità. La mia domanda al sindaco è un aumento di diciamo, sicurezza nelle strade, soprattutto nel Vomero, in cui ultimamente ho sentito di alcuni scippi o rapine fatte a noi giovani, visto che io, come altri giovani, finisco tardi di lavorare e non si sentono abbastanza sicuri come dovrebbe essere. Vabbè, una domanda per quanto riguarda la sicurezza urbana sul territorio della città, nel senso che c'è sempre un maggiore disagio del cittadino come percezione di una scarsa sicurezza urbana, sia per quanto riguarda, diciamo, gli spazi di vivibilità, sia per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico e anche, diciamo, di mendicanti che sono senza fissa dimora e che probabilmente creano anche, diciamo, delle problematiche di insicurezza da questo punto di vista, senza avere niente contro l'immigrazione, però è un problema della gestione dell'accoglienza. Quindi volevo sapere un po' quali potevano essere, diciamo, le ipotesi o anche le azioni che il Comune in questo momento mette in campo su questi argomenti. Grazie. Beh, fanno bene a scriverlo a me che lo rimbalzo al prefetto. Questo è uno dei temi della riforma anche istituzionale di cui si discute con l'entrata in vigore città metropolitana. Ma ricordiamolo ai nostri concittadini che il responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico e della prevenzione nei reati non è il sindaco, secondo l'ordinamento italiano, ma è il prefetto, le forze dell'ordine, il questore, eccetera. Quindi noi possiamo esercitare un'attività, diciamo, incisiva di sollecitazione, possiamo dire alla parte della polizia locale che ha mille compiti, sicuramente quella prioritaria non è il contrasto al crimine, quello diciamo di fare ancora di più e io chiedo ai nostri poliziotti municipali, alle donne e agli uomini a cui va il nostro ringraziamento per le cose che fanno quando le fanno bene, di essere ancora di più per strada, essere ancora di più vicino ai cittadini, ancora più presenti come prevenzione per la sicurezza urbana, per la mobilità, però insomma, chiediamo al governo risorse e chiediamo una presenza sempre maggiore delle forze dell'ordine in tutti i quartieri della nostra città. Ovviamente ringraziando sempre per il lavoro difficile che fanno a tutela della nostra incolumità.